L'occasione era troppo ghiotta e il Budoni non se l'è lasciata sfuggire. Come da pronostico si è imposto 2-0 sulla Nuorese ed è balzato provvisoriamente in testa alla classifica nel campionato di eccellenza regionale, nella settima giornata del girone di ritorno che ha visto il Sassari Calcio Latte Dolce fermo per il suo turno di riposo. Alle spalle della squadra sassarese, al terzo posto, c'è nuovamente il San Teodoro Portorotondo, che, impostosi 2-0 sulla Cosmoto Monastir, ha scavalcato l'Ossese, bloccata sullo 0-0 a Carbonia dalla squadra di Diego Mingioni, al termine di una partita che, seppur sia stata priva di gol, è risultata bella e ricca di occasioni tra due delle squadre che giocano sicuramente il miglior calcio. Al quarto posto, la squadra di Marco Sanna è stata raggiunta dal Taloro Gavoi, che ha rifilato un pesantissimo 6-1 al Bosa. Al sesto posto, a Pagliate, ci sono Ferrine e Ghilarza, entrambe vittoriose in trasferta, con l'identico punteggio di 2-1. La squadra di Sebastiano Pinna ha centrato la sesta vittoria nelle 7 partite disputate fin qui nel girone di ritorno, con un'incredibile doppietta nel finale, messa a segno dal 38enne Alessio Figos. Il Ghilarza, a Maracalagonis, ha frenato la corsa salvezza del Sant'Elena. All'ottavo posto c'è l'ottimo Carbonia di Diego Mingioni, che gioca sempre bene, ma non vince da 5 giornate e probabilmente non ha ancora metabolizzato l'amara conclusione della finale della Coppa Italia. Segue il Calangianus, corsaro ad Arbus, dove il neotecnico della squadra di casa, Renato Incani, ha fatto il suo esordio in panchina. Nella zona calda della classifica, balzo in avanti della Tarros, che ha rifilato 4 gol alla Villa Cidrese in difficoltà, e dell'Iglesias, che si è imposta per 3-2 sui punti al termine di un incontro spettacolare. Dopo essere passato in vantaggio per 2-0, la squadra di Andrea Marongiu è stata raggiunta sul 2-2, ma nel finale ha segnato con Michele Suella il gol partita.